Ciao a tutti e bentornati con questo nuovo video sul canale Come Fare. Se anche voi avete acquistato una spa gonfiabile Best Way e non vedete l'ora di provarla, ma attaccando la spina vi dà il messaggio di errore 6CF, allora questo video fa per voi. Ma importantissimo, questa è una cosa che potete fare da soli, ma poi dovete assolutamente chiamare un elettricista che vi faccia il lavoro ben fatto. Io vi mostro come fare una messa a terra provvisoria, almeno per poter testare il motore se funziona e gonfiare eventualmente la spa ed iniziare a riempirla. Sotto la scatola del motore della pompa c'è questo spinotto in cui va collegato un cavo giallo e verde classico da messa a terra che potete trovare in qualsiasi negozio di bricolage. Dopodiché dovete piantare in un terreno morbido, quindi se non è abbastanza morbido prima dovete bagnarlo, una barra filettata di metallo va benissimo e dovete poi attaccarci il filo di terra, un'estremità quindi nella pompa, un'estremità a una barra di ferro messa nel terreno. Dopodiché riprovate a testare e come potete vedere la spa ha la sua messa a terra, la riconosce, quindi a questo punto è pronta per poter essere almeno testata. Quindi proviamo a gonfiare la spa e possiamo anche provare eventualmente a riempirla, visto che è un procedimento che richiede un po' di tempo. Ripeto però che la presa a terra in questo modo va fatta fare da un elettricista, quindi questo metodo lo potete utilizzare per scongiurare un eventuale difetto del motore della pompa, ma dopodiché, prima di fare il bagno, sentite il vostro elettricista di fiducia che verrà a farvi una messa a terra, probabilmente con un pozzetto e a norma di legge. La sicurezza in questi casi viene prima di tutto, in quanto all'interno dell'acqua alla fine ci entriamo noi, quindi scongiuriamo qualsiasi scossa e qualsiasi problematica. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, vi ringrazio e al prossimo video!